Diciamo che siamo del tempo dove non bisognava avere il casco per girare per strada, giusto? No, ma io me lo mettevo, sai. Tu te lo mettevi? Io quando ho già 14 anni, avevo un guazzone 50, mi mettevo il casco. Ah, perfetto. Sì. Allora, cosa diciamo oggi ai ragazzi che girano per le strade e che tirano fuori le bimbe, come si suol dire in gergo, e aprono subito? Cosa vogliamo Ma se dire? Vogliamo parlare di sicurezza, io dico ai ragazzi... spessissimo a volte incidenti vengono fuori per ragioni banali, no? Il primo suggerimento che mi sento di dover dare, di dover dire, è di rimanere sempre, quando si è dietro a una vettura, prima di sorpassarla a destra o a sinistra come fanno tutti purtroppo con la moto, certo, di mettersi in una zona che non sia una zona d'ombra dal punto di vista degli specchietti retrovisori, perché ci sono alcune zone, certo, dove tu sei fuori alla portata degli occhi di chi sta guidando quella macchina. Quindi se tu in moto, tu con lo scooter, non vedi nello specchietto retrovisore di destra o di sinistra, quello centrale, gli occhi di chi guida, vuol dire che lui non ti sta vedendo. E tu in quel momento, quando decidi di andare a sinistra o andare a destra per sorpassarlo, e quello magari senza mettere freccia o anche mettendo la freccia ma troppo tardi decide di fare la sua manovra, la collisione è inevitabile. Quindi avere questo tipo di accortezza è fondamentale. Beh, detto poi da un campione del mondo, direi che è fondamentale. No, è detto da chiunque, ma bisogna considerare che sovente un'altra pecca, e io l'ho notata perché mi è capitata più volte, quando sei alla guida di un mezzo, che può essere un camion, una moto, una macchina, un furgone, qualunque mezzo, che ha dei montanti sul parabrezza, parlo dei montanti laterali che poi dividono il cristallo anteriore da quello laterale, quando sono troppo spessi, questi ti impediscono di avere certe visuali. E purtroppo quando in questa visuale nascosta da questo tipo di montante tu devi fare anche lì una manovra di girare a destra o a sinistra e malauguratamente qualcuno sta avanzando in quella direzione che tu purtroppo non vedi perché dovresti continuamente spostarti in questo senso, no? Certo. Ma anche quando si è un incrocio, quando si è in uno stop, non soltanto guardare destro sinistro frontale, ma anche togliere quella zona d'ombra, perché io spessissimo mi sono trovato ad avere qualcuno che stava arrivando e grazie al fatto che appunto ho il vizio buono di dover fare così, proprio per togliermi da vedere anche cosa c'è dietro il montante della macchina o del camion o del furgone, è determinante. Perché tu comunque sei sempre in moto, motociclista si è sempre dentro. Riesco ancora a stare su una moto con un manubrio alto, ma moto sdraiato in carena dopo il mio incidente. Fai fatica. Là io ho trovato una pianta che ha attraversato la strada. Una di quelle cose che non dovrebbero mai succedere. Che è franata da un argine in autostrada e franata nella corsia di marcia dell'autostrada. E te la sei trovata di fronte? Non è che era notte fonda, era uscita di una galleria e quindi ho collisione inevitabile, ero in un curvone, per fortuna andavo piano, forse era una delle poche volte che andavo piano. E sono finito sotto un guarai, mi sono disintegrato, femore, bacino, 10 fratture nel bacino, mi è entrata la testa del femore, ha sfondato, è entrata nel bacino, quindi ti puoi immaginare il disastro che combinava. E fortunatamente andavi piano, per cui la casualità è sempre una costante che non possiamo predeterminare. Quello che possiamo predeterminare è saper prevedere e attrezzarsi con protezioni, casco, guanti e tutto quello che serve per poter viaggiare. Poi è chiaro, siamo su due ruote, lo dico io da motociclista e lo dice un campione del mondo, la fatalità accade, però questo non toglie la bellezza della moto, la bellezza di poter viaggiare con il vento in faccia, la bellezza di poter sentire i profumi quando si viaggia, che non ha paragone rispetto alla macchina. Assolutamente, ma devi considerare, cioè dobbiamo considerare nei motociclisti il fatto che spessissimo gli automobilisti o quelli che sono dentro alla fatidica scatoletta non considerano la differenza di velocità. Perché? Perché abituati a vedere circolare i mezzi che all'incirca vanno tutti alla stessa velocità, quando arriva una moto che ha 30, 40, 50 km in più, non calcolano quel tipo di distanza e quindi di tempo per percorrere i 100 metri che separa loro che stanno per fare, certo, la loro
manovra personale. Chiaro. Da quello che è il vettore che sta arrivando, in questo caso un motociclista. Chiaro. Quindi se uno si ferma uno stop, guarda a sinistra e sta arrivando una moto, guarda a destra e vuol partire, non può partire perché la moto è già lì. È già lì. Per cui questa è se non una... consideri questo, allora noi abbiamo tantissimi telespettatori siamo che ci noi siamo, che dobbiamo siamo noi stessi immaginarci che quando andiamo che in macchina avere questo. Rispetto per i motociclisti, ma questo noi bikers ce l'abbiamo, e chiedere agli automobilisti di avere un pochettino più di rispetto per noi motociclisti. È vero, e lo sai benissimo anche tu, che tante volte noi sfrecciamo a destra, sfrecciamo a sinistra, ma la voglia di libertà, la voglia di è irrefrenabile, per cui un pochettino di diciamo, chiamiamola così, autocontrollo da parte nostra e un po' più di considerazione da parte dei degli automobilisti. Esatto. Con Virginio Ferrari e Vittorio per la moto.tv, un arrivederci e mi raccomando, protezione sempre. Ciao a tutti.